E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Host e benvenuti in questa nuova recensione. In questo Spider-Man Miles Morales dobbiamo fare la terza e ultima sfida furtività. Se lo facciamo sblocchiamo attacco a sorpresa. Questa sarà l'ultima furtività che faremo, ma è la più difficile, capite? Difficilissima. Sempre pronto a migliorare. Così mi piace. Nel caso l'avessi dimenticato, disinnesca il nome, non farti scoprire e sbrigati. Tutto qui. Avete sentito ragazzi cosa si deve fare ora? Per questa terza e ultima sfida furtività, adesso dobbiamo disinnescare le bombe senza farci scoprire. Ci sta dicendo tutto il nostro pittolo grafico. Facciamo molta attenzione, qui ci vuole massima concentrazione. Il problema sono quei nemici con i fucili a laser, perché con il laser mi beccano, mi individuano. Questi stupidi nemici hanno del laser. Quando vi avvicinate alla bomba dovete disinnescarla tenendo premuto il tasto triangolo. Bene, una bomba l'ho disinnescata senza farmi vedere. Ora andiamo a disinnescare altre due bombe. Le bombe ce ne sono tre e dobbiamo disinnescarle tutte. Non ce la farò in tempo. Se mi dicono sfida fallita, smetto di fare il video e smetto subito di recensire. Non facciamoci individuare per nessun motivo. Finito! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo completato la terza e ultima sfida furtività. Abbiamo disinnescato le bombe senza farci scoprire. Bene, è tutto, vi saluto. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci a tutti, ragazzi. Ricordatevi che io sono Gabri Costa e poi questo gioco si chiama Spider-Man Miles Morales. È un nuovo gioco del 2020. Ricordatevi che abbiamo completato tre sfide furtività, la prima, la seconda e la terza. E ora posso riposarmi e stare tranquillo.